Di presentarmi Fidel Cugliari, che abbiamo avuto l'occasione di introdurci a questo argomento interessantissimo che è la geografia secondo il collettivo Vumino, che è qui a Villa Santa per raccontarci appunto cosa pensano diciamo dell'argomento. Il collettivo ha scritto questi due libri, vi faccio vedere, così come lo canta la mappa, dopo una lunga serie di narrativa più impegnativa per adulti, si sono dati alla scrittura per ragazzi, questi libri che sono leggibili già dagli 8 anni, sono due simpaticissimi viaggi, molto curiosi, molto, adesso ne ci racconterà meglio Federico, su come appunto la geografia può essere raccontata e anche in un certo senso insegnata, portata ai ragazzi, ai più giovani, in un modo fantasioso, non banale, ecco, abbastanza, sui generis, con dei riferimenti letterari che dopo esploreremo, ma sicuramente saprà dirci meglio il nostro. Grazie, buonasera. Qualche anno fa ci siamo ritrovati per vie traverse, insomma, questioni editoriali, a incontrare un editore, Letta, che aveva pubblicato un libro di mappe, si chiama proprio Mappe, molto grande, è stato un best seller, quindi forse qualcuno di voi lo conoscerà, di due autori stranieri, uno dei miei soci fece un laboratorio in una scuola a partire proprio da questo libro. E da lì c'è stata fatta la richiesta, insomma, ci hanno chiesto se non ci sarebbe interessato provare a proseguire quel discorso attraverso un libro nostro, appunto, in cui si provava ad approcciare la geografia in una maniera un po' diversa dal solito, ecco, ad uso appunto dei bambini fondamentalmente, delle scuole elementari, quarta, quinta elementare. E siccome siamo diventati padri nel frattempo, mentre scrivevamo i romanzi di cui parlava Filippo prima, insomma quelli per adulti, quelli impegnativi, e ci capita quindi frequentemente di avere a che fare con bambini, l'idea ci è piaciuta, ci sembrava una sfida interessante, anche perché apparteniamo a quella genia, non saprei come definirla, quelli che sono un po' patiti di geografia, cioè quelli che si intrippano sugli Atlanti. Non so se tra voi c'è qualcuno che appartiene allo stesso club. Io ricordo che fin da ragazzino ci passavo le ore a sfogliare l'Atlante. Poi confrontavo gli Atlanti anche, tipo, quando hai gli Atlanti dei padri, delle madri, dei nonni, no? Cioè, tipo gli Atlanti tipo dove c'erano ancora le colonie, no? Cioè, l'Africa francese, poi c'erano quelli di quando ero bambino io in cui c'era la Germania Est, la Cecoslovacchia, la Jugoslavia, no? E poi quelli moderni, tutto questo non c'è più niente, e quindi già questo è un percorso storico, ecco, per dire, già leggersi degli Atlanti significa studiare la storia. Siamo convinti che in effetti scrivere romanzi storici, che è fondamentalmente quello che abbiamo fatto finora, abbia molto a che fare con la geografia. Tutte le volte che ci siamo messi a scrivere un romanzo storico, la prima cosa che abbiamo fatto è andare a vedere la location, cioè aprire un atlante, cercare le mappe, magari in rete, per capire quale fosse lo scenario in cui ambientare le nostre storie. In effetti, se ci pensiamo bene, alla base, diciamo, di tutte le storie c'è la dimensione del viaggio, dai tempi dell'Odissea, insomma, dall'Odissea a venire in qua, molte storie riguardano la dimensione del viaggio, l'attraversamento di un territorio.
Mi viene anche in mente, ad esempio, che se pensiamo alla letteratura fantastica, quindi non solo quella d'avventura che fa riferimento, diciamo, a una geografia reale, pianeta Terra, se pensiamo alla letteratura fantastica o fantasy, tantissimi romanzi che appartengono a quel genere letterario si aprono con una mappa. Il Signore degli Anelli, tanto per dirne uno, Le Cronache di Narnia, Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, insomma, spesso l'autore ha bisogno di visualizzare geograficamente il luogo in cui ambienterà la sua storia. Quindi, insomma, letteratura e geografia, secondo me, sono interconnesse. O perlomeno lo sono state per noi, ripeto, forse perché eravamo di quei bambini che si intrippavano sugli Atlanti. In questo caso noi abbiamo deciso di provare a raccontare diverse storie di diversi posti, legate a diversi posti, usando un vettore, un denominatore comune, inventandoci due personaggi che collegano tutte queste storie. Sono due viaggiatori, evidentemente, che si chiamano Guido e Adele Cantalamappa. Appunto, Cantalamappa dovrebbe essere il loro cognome, però non è ben chiaro se è un cognome o un soprannome, evocativo, evidentemente. Canta la mappa, cioè racconta la mappa, e in effetti è quello che fanno. Se dovessi descrivervi, poi credo che l'illustratore di questi due volumi li abbia colti, ecco, seguendo le nostre indicazioni, sono nella copertina del primo volume, sono due, diciamo, attempati fricchettoni. Nel momento in cui noi li raccontiamo, hanno ormai una certa età, una settantina d'anni, diciamo, però hanno iniziato a viaggiare molto giovani. Da ragazzi hanno iniziato a viaggiare, quindi dagli anni 60 che girano il mondo. All'inizio Zaino in spalla è canadese e poi, insomma, con vari mezzi di trasporto, e questo vizio non l'hanno mai perso. Quindi loro hanno in realtà un bagaglio di viaggi, di memorie di viaggio, molto vasto, e tutti i loro ricordi di viaggio li hanno collezionati in questo libro che vedete, è gigante, lo portano in due, infatti si chiama Il Librone dei Viaggi. È un libro cartaceo, appunto, è una specie di atlante che si sono fatti da sé, in qualche modo, con dentro mappe, cartoline, ritagli di giornale, tutti legati, appunto, ai luoghi e alle avventure che loro hanno vissuto in giro per il mondo. Chi li incontra nella nostra storia è un bibliotecario, e non è un caso neanche questo, evidentemente, cioè è uno che ha lavorato con i libri, appunto, e che vive in un piccolo paese della provincia italiana, e a un certo punto si ritrova come vicino di casa. Questo è, diciamo, l'espediente narrativo. E da lì comincia la sua passione per il librone dei viaggi del Cantalamappa, cioè mi piace sfogliarlo, mi piace poi chiedere a loro delucidazioni su tal viaggio, su tal'altro, e tante volte, appunto, sono proprio loro, con la loro voce, che gli raccontano le loro avventure. Ora, le loro avventure in certi casi raccontano storie realmente accadute, o perlomeno che noi abbiamo reperito, ecco, note e meno note. In altri casi si svolgono in luoghi inventati, in luoghi fantastici, ad esempio in un paese, diciamo, pseudo medio orientale che si chiama Assurdistan, che ovviamente non esiste, lo dice la parola stessa, le cui vicende però, una volta raccontate, diciamo, riecheggiano, evocano invece vicende reali che riguardano proprio quell'area del mondo. C'è anche una fantomatica repubblica dell'Europa dell'Est, quindi difficilmente collocabile, diciamo, tra ex Unione Sovietica, Caucaso, Balcani. Quindi, tante storie invece, ad esempio, penso a quelle del secondo volume, in particolare il tomo del Cantalamappa, sono molto più, come dire, legate a storie reali. L'espediente è un viaggio del Cantalamappa in Australia, quindi ci sono diverse storie australiane che abbiamo trovato, in cui ci siamo imbattuti,
e che ovviamente abbiamo raccontato in maniera un po' particolare. Dico subito che questi libri hanno senz'altro quello che dal punto di vista editoriale di un ufficio stampa è considerato un difetto, cioè in realtà non è ben chiaro quale sia il target, nel senso che certi racconti probabilmente si rivolgono a un pubblico infantile di età piuttosto bassa, altri invece sono probabilmente per lettori un pochino più smaliziati, un po' più evoluti, un po' più grandi. Può anche darsi, anzi auspicabilmente, molti di questi racconti hanno anche un livello di lettura, diciamo, 2.0 per il lettore adulto, ecco, che appunto se la legge, magari essendo stato testimone di certe vicende che riguardano determinati paesi, e quindi può cogliere cose che magari il bambino non coglie. Tuttavia, noi con questi libri abbiamo svolto anche dei laboratori nelle scuole. I laboratori nelle scuole dipendono molto poco dall'autore e tantissimo dall'insegnante, il quale, insomma, la quale, se è bravo, riesce a fare davvero delle cose molto belle. In questo caso mi è capitato, ad esempio, di imbattermi in lavori fatti in classe, che erano una sorta di prosecuzione del libro. Cioè, questi bambini si erano inventati ulteriori paesi immaginari, ulteriori storie, oppure semplicemente avevano interpretato e illustrato a modo loro le storie stesse dei Cantalamappa. E questa, come dire, è stata un po' la riprova che effettivamente, forse, insomma, con tutti i difetti del caso, però la direzione non era sbagliata, ecco, avevamo colto nel segno. Soprattutto poi, devo dire la verità, per noi è stata anche un'esperienza divertente. Difficile, perché non siamo abituati a scrivere per un pubblico di età così bassa, non facciamo neanche gli insegnanti alle scuole elementari, quindi adesso chi non fa questo mestiere prova a immaginarsi trovarsi davanti a una scolaresca di bambini che pretende da te che gli spieghi delle cose. Non è una cosa, cioè, tanto di cappello a chi fa questo mestiere, perché può essere anche un po' imbarazzante, diciamo. Per noi è stata un'esperienza formativa, la metterei così, spero anche per i bambini, ma per noi lo è stata sicuramente, perché appunto abbiamo incontrato un pubblico completamente diverso, che ti fa delle domande completamente diverse da quelle che ti fa il pubblico adulto, quando non sono pilotate dalle maestre, certe volte le sgami subito le domande pilotate, e quindi devo dire che, chissà, noi ci auspicavamo anche che ci potesse essere forse un terzo, un quarto volume, che potesse diventare addirittura una serie. Diciamo che per il momento non è andata così, però chi lo sa, ecco, chi lo sa. Appunto, leggendo questi due volumi, quello che si coglie è appunto questa, diciamo, mix, questa sovrapposizione di un doppio livello. Uno è il livello appunto più, diciamo, didattico per bambini e anche una certa, come dire, appeal divertente nella storia di Adele Guido. Abbiamo un simpatico riferimento appunto ai nonni fricchettoni dei ragazzini, appunto, che lo leggono. Ma devo dire che ho trovato alcuni riferimenti, tipo a quello avvenito detto Mascellone, o appunto alla Repubblica dell'ex Erastoria, che sono riferimenti abbastanza impegnativi, che si rifanno a una storia anziana o più recente, ma comunque abbastanza scottante. E tutto questo, che è una domanda che ci porterà poi probabilmente al prossimo argomento, è appunto sul metodo, perché io ho colto dei riferimenti letterari abbastanza alti nella nostra letteratura, quali Calvino, Rodari sulla fantasia, o il più classico Luzzati nel suo tentativo appunto di scrivere luoghi immaginari, ma con un esplicito riferimento al reale. E infatti abbiamo appunto nella appendice
in conclusione con i riferimenti didascalici, geografici, esistenti, reali, abbiamo un titolo che ci mette abbastanza in, diciamo, a tu attenti, perché si riferisce a vero, finto, falso, immaginario, fantastico, reale, oppure chi lo sa. E quindi quello che mi incuriosiva era capire da che cosa nasce questo metodo che vuole appunto, che sovrappone realtà e fantasia per, diciamo, veicolare quello che poi è il messaggio. Allora, due cose. La difficoltà principale per noi, che siamo abituati a lavorare narrativamente con la storia in un certo modo, cioè documentazione poi resa in narrativa di determinate circostanze storiche e situazioni, ovviamente è stata appunto, come parli a dei ragazzini che quella storia non la conoscono o la conoscono a grandissime linee. Questo è stato difficile, effettivamente. Quindi, quando si è trattato, ad esempio, di raccontare episodi avvenuti durante la Seconda Guerra Mondiale, durante la Resistenza, la Liberazione, effettivamente siamo ricorsi probabilmente a un linguaggio un po' immaginario. Sì, è vero, Benito il Mascellone e Adolfo il Baffetto possono sembrare due figure caricaturali, ma le storie che raccontiamo non lo sono. Ecco, le storie che raccontiamo che li riguardano, in realtà, insomma, non lo sono. Certo, non sono storie scabrose, non sono storie particolarmente violente, però diciamo che ti raccontano la storia sicuramente da una certa angolazione. Detto questo, è chiaro che uno dei problemi di fondo è proprio distinguere vero, finto, falso, immaginario, fantastico, reale, cioè sono tutte categorie che si costruiscono queste, sono tutte problematiche, cioè non è che le puoi dare per assodate. Quindi immagino che anche quando a scuola devi affrontare questo tipo di tematiche sia un problema. Non tanto distinguere il reale dal fantastico. Mi spiego meglio, farò riferimento a un saggio sulle fiabe, scritto negli anni 30 da quello che poi è diventato un grande scrittore di letteratura fantastica, cioè Tolkien, il quale dice a un certo punto che quando parli con i ragazzini sei abituato a preoccuparti del fatto che colgono appunto la differenza tra falso e vero, realtà e fantasia, no? E mi dice, guardate, è sbagliato pensare che questo sia il problema. La capiscono benissimo, capiscono cosa riguarda la vita reale, concreta, di tutti i giorni e quella che invece è una fantasia. Molto più spesso quello che ti chiedono, ed è una domanda molto più difficile a cui rispondere, è giusto o sbagliato? È buono o cattivo? Cioè, vai direttamente sulla dimensione etica ed è molto più difficile da gestire, molto più complessa. Ok? Quindi noi, come dire, consapevoli che sono tutte categorie difficili, complicate da gestire, però abbiamo cercato di approcciarle con una certa leggerezza, pensando che appunto, in realtà, la vera questione è quell'altra. Nell'appendice finale, diciamo, nell'epilogo, per esempio, noi abbiamo messo, se hai notato, la latitudine, la longitudine di tutti i luoghi che vengono nominati, che vengono citati, ovvero che se esistono. Come dire, appunto, cioè, ci sono luoghi che potete andare a cercare, cioè, digitate le coordinate e li trovate, vi rendete conto, appunto, fate il vostro viaggio sulla mappa, il vostro viaggio geografico. Altri posti no, altri posti, come dire, li materializzi tu con la mente, sono luoghi evidentemente immaginari, come dicevo, appunto, l'Assurdistan è un luogo assurdo, però paradossalmente le vicende che guardano quel paese sono molto realistiche, sono assolutamente realistiche, no? Quindi voleva essere anche, come dire, questa parte finale anche una sorta di
di Vademecum, ecco, come utilizzare, come rapportarsi a queste storie per quelli che, come dire, sono più interessati a questo tipo di approccio. Per il resto, ecco, non è che io sia poi un grande fan dell'approccio didattico, ecco, la narrativa. Ovviamente io la guardo da scrittore, dico, ma vabbè, leggeteli, vi divertite a leggerle, gustatevele così come sono. Infatti su questo mi veniva una domanda, mi sorgeva, perché Federico, se non sbaglio, ha pubblicato due libri su Tolkien, che sono appunto, adesso datemi un secondo che recupero i titoli, voilà. Uno è appunto Difendere la Terra di Mezzo e l'altro è I Fango di Oxford, che sono usciti nel 2013 e 2019, che parlano di Tolkien, e quindi più o meno conoscendo, penso si parli della questione della narrativa, appunto, del rapporto fra la narrativa e la costruzione di un mondo immaginario, che faceva riferimento appunto alle mappe che caratterizzano il fantasy in tutte le sue forme, molto spesso, anzi quasi sempre. E appunto la domanda era a questo punto: perché non avete scelto un approccio completamente narrativo? Pienamente narrativo, completamente come Richard Scarry, un fumettista che ha scelto di rappresentare attraverso i disegni, non so se lo conoscete, assolutamente come dire, scollegati alla realtà, fantastici nel loro essere assurdi, in cui però veicola ovviamente dei messaggi che sono molto contemporanei e realistici e veri e pressanti. E quindi quello che mi chiedo è: perché non c'è stata una scelta totalmente narrativa, totalmente di intrattenimento della... Non è stato così, perché comunque la riflessione che ci interessava fare era sulla geografia. Non lo dico perché siamo al Festival della Geografia, è il contrario, siamo al Festival della Geografia perché questo è stato il nostro punto di partenza. E non si trattava quindi soltanto di intrattenervi, anche se è chiaro che per noi, ripeto, da narratori è l'esigenza principale, però non si trattava solo di questo, si trattava appunto di provare a farli ragionare sulle mappe, che sono sempre racconti. Canta la mappa, appunto, vuol dire questo, cioè qualunque mappa è una narrazione di mondo, che sia, come dire, il nostro mondo, quello che possiamo, su cui possiamo camminare, o un mondo che andiamo a immaginare, ma c'è sempre un elemento di immaginazione. Se noi guardiamo una mappa, cioè, per esempio anche quella che vedete sullo sfondo in copertina, un planisfero, diciamo, abbastanza classico, lo sappiamo, è una mappa stirata verso il basso, no? La maggior parte delle terre emerse sta nell'emisfero boreale, quindi per renderle più leggibili, più visibili, si sposta in basso l'equatore, praticamente la Groenlandia diventa grande come tutta l'Europa, ma è stirata, no? In questo modo, come dire, l'Europa acquista una dimensione centrale, e quando spalmiamo il mappamondo mettiamo l'Europa al centro, non ci mettiamo l'Oceano Pacifico. Non so se è mai capitato di vedere un planisfero britannico di fine 800. Una volta in un documentario ne ho visto uno, estremamente interessante, perché era stesa, la mappa del mondo era stesa in modo che l'isola della Gran Bretagna fosse al centro. E ovviamente era un messaggio molto chiaro, vedete, c'è questa piccola isoletta che sta al centro, ma governa in tutti i continenti, no? Cioè, la mappa è sempre una mappa concettuale, è sempre una mappa ideologica. Non c'è dubbio su questo, quindi c'è sempre un elemento di immaginazione, di sovrastruttura, diciamo, che la influenza e che spinge appunto il geografo a disegnarla in un modo piuttosto che in un altro. Questo appunto, ripeto, è vero quando andiamo a rappresentare la geografia terrestre, ma è vero anche quando andiamo a immaginarcela appunto ex novo una terra. Bene,
La cosa che mi è risultata molto particolare è stato vedere come il metodo usato nella costruzione di questi libri, cioè la sovrapposizione, diciamo, di luoghi geografici, avvenimenti storici, sia in realtà la caratteristica fondamentale del collettivo di scrittori che appunto scrive e lavora sotto il nome di Wuming. Vorrei che, visto che abbiamo l'occasione, ci raccontassi un po', non tanto come è nata, ma quali sono state le motivazioni che l'hanno portato avanti in questi anni e quale poi dopo appunto è stato il punto, cioè quello, come dire, il ritorno alla letteratura dei bambini, che è molto semplice ma è anche la più complessa, per comunque da fare, ve lo posso assicurare, è un procedimento sicuramente più importante. Sì, infatti non siamo diventati scrittori per bambini, evidentemente, no, perché io ritengo che sia davvero molto difficile, lo dico appunto avendoci provato, e non escludo, come dico, che esperimenti in questo senso possano essere ancora fatti, però è difficile perché, ripeto, comunque quando ti rivolgi ai tuoi, agli adulti, pari età, dai, il 90% delle cose le puoi dare per scontate, con i bambini no. Io ribadisco, credo che questo abbia avuto a che fare col fatto che, essendo noi un gruppo, che poi è variato nel numero nel corso degli anni, sono stati 4, poi 5, poi di nuovo 4, adesso siamo 3, c'è tutto un metabolismo, diciamo, interno al collettivo. È necessario per noi, per come lavoriamo, cambiare. Infatti non siamo mai diventati, ad esempio, degli scrittori seriali, non abbiamo un personaggio seriale, ecco. Questo è il massimo della serialità a cui siamo arrivati, 2. Perché la ripetitività in realtà ucciderebbe probabilmente proprio il lavoro di gruppo, che per sostenersi ha bisogno di stimoli e di sfide sempre ulteriori. Cioè, te ne accorgi subito, quando stai, come dire, andando un po' col pilota automatico, vedi che il livello di entusiasmo un po' scende, no? E qualcuno comincia a parlare d'altro, a lanciare altri progetti individuali, allora devi fare... No, cioè, torniamo a bomba su questa cosa che stiamo facendo e non disperdiamoci. Quindi è fondamentale a un certo punto, per esempio, dopo aver provato la strada della letteratura per bambini, abbiamo anche deciso di cambiare il nostro lavoro di scrittori per adulti con la storia. L'abbiamo deciso nel 2014, dopo l'uscita dell'Armata dei Sonnambuli, che da quel momento in poi avremo lavorato con la storia in una maniera diversa, non avremo più scritto, diciamo, un certo tipo di romanzo e saremo andati in una direzione, guarda caso, una direzione che ci ha portati a una commissione maggiore tra realismo e fantastico. E da un certo punto di vista potremmo dire proprio che il lavoro fatto per bambini con i Cantalamappa è stato propedeutico a questo passaggio, in un certo senso, no? Perché poi sono passati ancora alcuni anni prima che producessimo letteratura per adulti in questa nuova direzione, in questo New Deal, diciamo, di Wuming. Questa è una necessità, ribadisco, ce ne siamo accorti a un certo punto, anche a nostre spese, nel senso che il collettivo ha anche perso dei pezzi. E quindi è un'esigenza che continueremo ad avere, continueremo a cambiare. Non credo che ci sia un nostro romanzo uguale all'altro. Perfino i due volumi di Cantalamappa, secondo me, sono diversi uno dall'altro. Il primo, che è quello, diciamo, in cui stavamo sperimentando di più, eravamo anche più inesperti, appunto soffre un po' di questa diversità di livello dei racconti, ce ne sono alcuni un pochino più infantili, diciamo così, tra virgolette, alcuni invece un po' più complessi. E il secondo, secondo me,
si vede che avevamo aggiustato il tiro, è molto più compatto, sia per la tipologia di racconti, sia per come vengono scritti. Ecco, quindi, davvero, anche in un episodio, diciamo, di serialità come questo, io noto una differenza. E quindi ribadisco la necessità di continuare a migliorare possibilmente o comunque cambiare nel mestiere. Cambiare nel senso di evolversi, evolvere, tenere la nuova scrittura e prodotti al passo appunto di quelli. Infatti un racconto mi ha particolarmente colpito, che ci porta dritti alla chiarità, diciamo, perché ieri c'è stato uno sciopero per, diciamo, contro i cambiamenti climatici, per quanto possa essere. Abbiamo visto come nel mondo molti ragazzi sono scesi in piazza e parlando di queste tematiche che non riguardano ovviamente la geografia o il clima, ma riguardano specifici avvenimenti di questi ultimi anni. Ad esempio, in un racconto molto bello che si chiama Le Paperelle, che consiglio a tutti assolutamente di leggere, perché non sono, ripeto, alcuni non sono per niente racconti, comunque storie propriamente per otto, cioè mi sono anni, cioè io ho letto con estremo piacere ed estrema curiosità. Questo racconto parla appunto dell'isola di plastica, come uno studio sulle paperelle, non so assolutamente raccontarlo, però diciamo introduce quella che è una caratteristica di Green India, nel senso esplicita il fatto di voler agire nel concreto nella situazione in Italia, nel senso sono un gruppo di scrittori che hanno sempre, comunque non ho mai avuto paura di avere delle forti idee politiche. E quindi vorrei capire anche come vede il futuro Federico e quali sono le idee che dopo aver affrontato alcuni romanzi storici che probabilmente conosciamo, che sono, mi permetto di dire, molto belli. Quali sono appunto le aspirazioni future, le visioni politiche future che ha il gruppo? Io credo che appunto il racconto sulle paperelle in un certo senso risponda un po' alla domanda. Ce n'è anche un altro, secondo me, che vorrei citare. Cosa sono le paperelle? Sono il carico di un cargo che è partito da Hong Kong nel 92, naufragato, insomma, alcuni container sono caduti in mare durante una tempesta, sono aperti e contenevano giocattoli di gomma galleggianti, quelli che si usano nelle vasche da bagno per i bambini, e quindi praticamente indistruttibili, la plastica si decompone con tempi biblici e alcune di queste paperelle sono spiaggiate in varie località del mondo, dall'Alaska all'Australia, alla California, eccetera. E c'è stato uno scienziato che si è messo lì a studiare le correnti di tutti i mari per ripercorrere il percorso di queste paperelle. Non perché fosse così fissato, ma voleva capire appunto perché ne fossero arrivate sulle spiagge così poche. Stiamo parlando di decine di migliaia di paperelle naviganti per gli oceani. E la risposta che ha trovato è stata abbastanza inquietante, cioè ha localizzato, studiando appunto tutti i percorsi delle correnti, all'interno, nel cuore, diciamo, del Pacifico, un'isola di plastica, grande quasi quanto l'Europa. C'è un isolone di detriti di plastica. Siccome appunto le correnti più o meno sono sempre quelle, a un certo punto i materiali galleggianti che non si decompongono finiscono in gran parte per radunarsi in certi punti. Ne sono poi state localizzate altre di queste isole più piccole in altri oceani, appunto a partire da questo studio, che è una cosa comunque abbastanza inquietante, il fatto che si stanno inventando dei continenti di Rusco, una parola bolognese questa, non so, spazzatura in italiano, non so se c'era un corrispettivo, vabbè. Perfetto. Rusco credo che sia una parola celtica di origine, comunque. Morale della favola,
il fatto che si creino appunto non tanto mappe immaginarie, ma addirittura continenti o comunque isole, gigantesche isole di plastica, insomma la dice lunga, ecco, su qual è il tasso di preoccupazione che dovrebbe prenderci, appunto, e che giustamente, voglio dire, una generazione molto più giovane della mia sta mettendo al centro. Sugli esiti c'è un altro racconto, secondo me, che dice qualcosa su tutto questo, e che è quello che riguarda la visita dei cantalamappa all'isola di Pasqua, Rapa Nui, nella lingua locale, i cui abitanti si sono di fatto autoestinti, distruggendo l'ambiente in cui vivevano, per costruire gigantesche statue di pietra, i famosi Moai, per cui l'isola di Pasqua è famosa, con questi testoni enormi, e spostare questi blocchi di pietra dalle cave che sono nell'entroterra dell'isola fino alla costa, dove poi vengono collocati a mo' di totem guardiani, diciamo. E hanno dovuto abbattere gli alberi per farci rotolare sopra, far rotolare sopra i tronchi questi gigantesche blocchi di pietra, farne le funi con cui li hanno tirati, eccetera. E il punto che però a un certo punto abbatti gli alberi significa anche che poi gli uccelli non nidificano, non crescono più fiori, frutti, eccetera, eccetera. Quindi a un certo punto cominciano ad andarsene gli animali per primi, insetti, animali, e a un certo punto arriva la carestia, ecco, senza mezzi termini. E quindi è curioso, insomma, che quando arrivano poi i colonialisti europei a dare il colpo di grazia, ecco, a questa civiltà, in realtà questa civiltà fosse già ormai sul viale del tramonto, ecco. Molti erano emigrati, se erano proprio andati a cercare fortuna altrove. Ecco, questo nel racconto più o meno lo lasciamo intuire, è una prefigurazione possibile di futuro, ecco, è un micro esempio di una catastrofe già avvenuta. Ecco. Quindi è chiaro che, rivolgendoci a dei ragazzini, per noi il fatto che in molti racconti ci sia la questione, che è proprio la questione con la Q maiuscola oggi, cioè quella della sopravvivenza fondamentalmente sul pianeta, ci è venuto naturale, ecco. Cioè, se non sensibilizziamo i nostri figli su questo, saremmo abbastanza dei folli. Questi sono i due racconti forse che più centrano questo tema, ma se ne potrebbero, insomma, probabilmente individuare anche altri. Toc, che parla ad esempio della tragedia del Paioni, tanto per dirne una, insomma. O l'isola del tesoro, in cui ci immaginiamo che l'isola del tesoro esista veramente e sia un posto molto figo in cui vivere, ecco, che Long John Silver sia diventato una sorta di benefattore, ecco, abbia fondato una specie di piccola isola di utopia, in cui non c'è il denaro, nessuno è stressato, eccetera. È chiaramente un'utopia, voglio dire, però è anche un modo di dire, cioè, provate a immaginare qualcosa di diverso, ecco. Mi ricollego a Tolkien, visto che l'hai citato, sempre nel saggio suddetto, lui rispondeva a quelli che gli dicevano: maledetto escapista, no? Cioè, scrivi una letteratura d'evasione. Lui dice: non confondete l'evasione del prigioniero con la fuga del disertore, sono due cose diverse. Uno può evadere per combattere, in realtà, ecco, evadi da una prigione per lottare. Quindi è una frase che, devo dire, mi trova molto d'accordo. Molto bene. In effetti vediamo come il rapporto fra uomo e natura, o uomo nel mondo contemporaneo, sia la base di alcuni, appunto, del loro blog, dei loro libri, del blog Giap, che se non conoscete vi invito calorosamente a leggere. E appunto abbiamo delle sottosezioni che si riferiscono direttamente al ritorno, diciamo così, a un modo nuovo di rapportarsi fra l'uomo e la natura. Vi cito Artemis Molotov, che è una delle
diciamo, dei sottocollettivi che popolano ora Lumini Foundation, che negli anni in effetti è cresciuta abbastanza. E a questo punto io chiederei a Federico, appunto, di parlarci invece dell'esperienza uscendo appunto da questa dimensione dei cantoramappa che abbiamo vissuto finora. Vorrei capire come il progetto Booming non solo abbia vissuto in questi ultimi anni, ma cosa abbia in cantiere, nel senso di che, come si stia muovendo, perché avevo visto dei romanzi particolarmente impegnativi, mi riferisco a Manipulare e l'arma dei sonnambuli, fino a Quiet Cult, che è l'ultima fatica per l'uscita, libreria. Appunto, però non c'è modo di capire quale sia appunto la direzione, quali siano i progetti, perché ogni cosa succede appunto sul momento, e quindi visto che abbiamo qui chiediamo quali sono le sue prossime mosse. Sì, mentre facessi la domanda mi è venuto in mente un altro racconto, adesso rispondo, però prima che mi passi in mente, che è sempre della, diciamo, per finire di rispondere alla domanda prima, di quella serie di viaggi del campo della mappa, secondo me evocativi, ecco, di qualcosa. Nel ritorno del campo della mappa è la storia dello scaver migratore, che è una storia vera, vi consiglio di leggerlo, anche se non tratta proprio di un argomento molto, come dire, alla page, perché parla della cacca, fondamentalmente, cioè del grande problema che si verificò in Australia con l'importazione e l'allevamento intensivo dei bovini. In Australia c'è tanto spazio, nessuno si era preoccupato del fatto che le mucche fanno la cacca, quindi cioè, si pensava tanto c'è spazio, e che il clima però non è quello europeo, e quindi la cacca di mucche in Australia si secca, la puzza si secca e finisce per ricoprire il terreno, renderlo sterile, perché appunto non diventa concime, diventa dura, e fondamentalmente sono contente solo le mosche. Quindi quello che succedeva, stiamo parlando degli anni 40-50 in Australia, è che c'erano grossi problemi per l'agricoltura e grossi problemi di infestazione di insetti. Ecco, addirittura a un certo punto il governo australiano fece una legge per i ristoranti cui non potevano apparecchiare all'aperto fuori se non c'avevano una muraglia di zanzariere, perché sennò arrivavano nuvoli di mosche sui cibi. E per risolverlo ci hanno messo diversi anni, ma hanno usato un metodo, bio. C'è un immigrato ungherese, uno scienziato, si chiamava Bornemisza, arrivato in Australia nei primi anni 50, entomologo, pensò che se si era importata la mucca, si poteva importare in Australia anche lo smaltitore di cacca di mucca, quello naturale, cioè lo scarabeo stercorario, che l'avrete visto tutti, quello nero che fa le palline di cacca e se porta in giro. Ovviamente più facile a dirsi che a farsi, perché quando prendi un animale da un habitat e lo metti in un altro, appunto come nel caso delle mucche, puoi creare degli squilibri e dei problemi all'ecosistema non da poco. Quindi ci hanno messo 17 anni per studiare varie specie di scarabeo stercorario che potessero adattarsi, che non portassero altre malattie, che non andassero a mangiare la cacca di altri animali, ma mangiassero solo quella di mucca. Insomma, fu un lavoro lunghissimo da entomologi esperti, ma alla fine riuscirono a identificare ben 23 specie di scarabeo stercorario proveniente da altrettanti paesi del mondo, più o meno, da importare in Australia per risolvere questo problema. Anche questo mi sembrava un racconto, anche se mi rendo conto che insomma, quest'ora non è proprio l'argomento migliore, però molto significativo. Nella prospettiva invece futura, quello che al momento su cui stiamo lavorando, ecco,
lo dico un po' in anteprima, nel senso che siamo veramente alla scrittura della trama, non abbiamo iniziato ancora a scriverlo, ma stiamo elaborando una storia che vorrebbe, diciamo, vagamente essere una prosecuzione di un nostro romanzo di qualche anno fa, ormai il 54, non con gli stessi personaggi evidentemente, però in quello spirito lì, ed è ambientato in Italia nel 1978. Per molto tempo, siccome avevamo scritto diversi romanzi ambientati in rivolte e rivoluzioni, molti ci hanno detto: scrivete un romanzo sulla rivoluzione russa, non avete scritto un romanzo sulla rivoluzione russa, e abbiamo scritto Prole, che non è proprio un romanzo sulla rivoluzione russa, che forse quelli che ci chiedevano volevano, ma bisogna anche tradire le aspettative, se no due palle, scusate il francesismo. E qui penso che faremo lo stesso tipo di lavoro, nel senso che dopo aver soddisfatto l'esigenza, oppure no, insomma, del romanzo sulla rivoluzione russa, qualcuno ha cominciato a dire: però non avete mai scritto un romanzo sugli anni 70, scrivete un romanzo sugli anni 70. Scriveremo un romanzo sugli anni 70, ma parlerà di Libia. Forse non tutti sanno che il 1978 è stato l'anno in cui c'è stato il picco storico di avvistamenti UFO in Italia. Sul perché si apre il dibattito, e noi proveremo forse a dare una nostra chiave, diciamo, di interpretazione, seguendo appunto delle linee che sono quelle che dicevamo, un po' diverse rispetto ai romanzi del passato, come già anche in Prole, oltre di provare in qualche modo a mappare questo confine, ecco, tra realismo e fantastico, senza la pretesa che sia una linea netta, ma magari tratteggiata, e quindi provare a raccontare gli anni 70 da questa angolazione molto, molto particolare. Ma del resto credo che appunto sia il modo migliore per non scrivere un romanzo che magari rischierebbe di essere banale o appunto di soddisfare troppo certe aspettative, che qui significa essere scontati. Assolutamente sì, in effetti io visto la scontatezza ultimamente è abbastanza nell'aria, e su questo mi viene naturale farti questa domanda sul fatto che, come dire, smuovere gli argomenti storici abbastanza aperti, io comunque parlare di problemi che non sono in nessun modo risolti nella società italiana, in questo momento di, diciamo, prosperità massima sui canali, diciamo, dell'internet, di notizie vere e false, appunto noi abbiamo un collettivo, cioè loro hanno un collettivo, la Gomini Foundation, che si chiama Nicoletta Budachi, che è un collettivo che appunto lavora su questo, lavora sul revisionismo storico e sulla, appunto, separazione, tentando di comunque fare chiarezza su quello che sono notizie vere e notizie che invece vengono create ad hoc in internet. Appunto, voglio capire qual è secondo te il rischio di questo proliferare di narrative, e qual è appunto il rischio, come dire, non c'è forse il rischio di perdere un po' il punto di vista del reale, di quello che è successo effettivamente? Secondo me no, perché comunque con una fortissima coscienza storica di base non lo è, però chi può dirlo? Il problema è che su, cioè, su un tema del genere ci faresti un convegno, ovviamente. Quello che ho detto per la geografia, che è sempre una forma di narrazione del mondo, vale ovviamente anche per la storia, questo è chiaro. Il che non significa che la narrativa storica possa essere equiparata alla storia. Noi scriviamo romanzi storici e sfruttiamo il lavoro degli storici, okay? Che lavorano direttamente sulle fonti. A noi può capitare di consultare le fonti anche di prima mano, per carità, però spesso ci capita di attingere alla saggistica storica, appunto, cioè alle interpretazioni degli storici, alla storiografia, ed è un lavoro che è utilissimo ed è diverso ovviamente dal nostro, per un motivo molto semplice: dove la fonte tace, lo storico si ferma, dovrebbe fermarsi, cioè, serio, ecco. Tutt'al più fa ipotesi.
lì comincia il nostro lavoro, cioè noi invece siamo dei romanzieri, ci possiamo sbizzarrire e quel cono d'ombra è pirlo evidentemente, no? con l'immaginazione, però ci scriviamo sopra un romanzo, ok? Il punto casomai è quando invece uno spaccia per storico, per fonte, una cosa che non lo è, ecco, quindi c'è quell'attività che si chiama debunking in inglese, appunto, che serve a sgonfiare determinate balle, ecco, o appunto determinate fonti che vengono spacciate per tali, invece non lo sono, o sono, o in realtà raccontano una storia completamente diversa. Quindi il collettivo di storici che si è, diciamo, incontrato intorno al nostro lavoro, ma che lavora fortunatamente indipendentemente da noi, agisce in questo senso, cioè individua spesso in rete certi meme, diciamo, certe bufale che viaggiano di specifico argomento storico e prova a decostruirle. Ora, questo non è che serve a non farle più viaggiare le valle viaggiano uguale, evidentemente, perché è chiaro che poi, come dire, quello che ti serve in definitiva è sempre e comunque un racconto della realtà, un racconto forte della realtà. Non riuscirai mai, diciamo, a vincere una battaglia esclusivamente, una battaglia di verità, diciamo, esclusivamente a suoni di fonti. Serve, quel lavoro lì è fondamentale, certo, però hai bisogno anche di riuscire ad avere una narrazione che parta da un punto di vista. Ecco. Tu puoi fare un lavoro sulle fonti molto, anche quando scrivi narrativa storica, tu puoi fare un lavoro sulle fonti bellissimo, molto articolato, approfondito, e magari tirarne fuori anche un gran romanzo e vincerci pure dei premi letterari pure meritati, ok? Però magari è un romanzo che ti racconta la storia dal punto di vista del grande personaggio, del grande trombone che fa la storia, ok? Che è un modo di fare storia, secondo me, molto, come dire, datato dal mio punto di vista, molto orientato anche, cioè mi stai dicendo che la storia la fa il singolo grande personaggio. Ora, il singolo grande personaggio, senza dubbio, ha importanza, ma se, quando io vado a contare la storia nei miei romanzi, io adotto un punto di vista diverso, che è un punto di vista invece dal basso, della gente che la storia si trova a farla, a subirla, ed è un punto di vista molteplice, appunto, non tutto incentrato intorno al grande capo. Queste sono scelte, ecco, anche queste sono scelte di come fare anche narrativa storica oltre che storia. Assolutamente d'accordo, infatti la storiografia dal basso e la storiografia, diciamo, delle microstorie, della base, di chi la storia più la subisce e non la fa, sono state spesso argomento dei vostri libri, delle vostre narrazioni. E infatti l'ultimo, diciamo, collettivo di collettivi che fa parte della Green Foundation Velocità era appunto Resistenza in Cirenaica, che è, diciamo, un filone fortemente invece basato sulla riflessione storica e non sulla narrativa, sulla questione anticoloniale. E appunto quello che vorrei ultimamente chiederti è: qual è la tua posizione sulle, diciamo, rivisitazioni recenti che sono state sul ruolo della resistenza e le recenti, diciamo, discussioni, scontri, dibattiti sul ruolo degli intellettuali e la resistenza, e soprattutto, visto che anche tu sei a Torino, cosa ne pensi della casa editrice famosa? Dunque, Resistenza di Cirenaica, la Cirenaica è un quartiere di Bologna, innanzitutto, che si chiama così, in realtà non si chiama più così, nel senso che fa parte di un altro quartiere, ormai era un rione, comunque, che si chiamava così perché tutto era stato costruito durante il ventennio, tutte le vie del quartiere erano intitolate all'Italia coloniale in Africa. Adesso è rimasta solo via Libia,
tutte le altre, nell'immediato dopoguerra, il primo consiglio comunale del dopoguerra le ribattezzò tutte a nomi di partigiani morti, caduti durante la lotta di liberazione. È rimasta solo via Libia, però si chiama la Cirenaica perché c'era via Libia, via Tripoli, via Bengasi, via Radisce, eccetera, eccetera. Quindi c'è un gioco di parole, perché lì è il luogo in cui è nato questo gruppo di lavoro, e però fa ricerca appunto sull'Italia coloniale e le lotte di resistenza anticoloniali contro l'occupazione italiana. Questo perché sono abbastanza convinto che, ci sia una forte carenza non tanto di studi storici, in realtà un po' anche di quelli, diciamocelo, però se uno li va a cercare, li trova a partire da storici, da De Bocca, diciamo il più famoso, e anche più recenti, certo, se ricerchi li trovi, però c'è invece scarsissima fiction, scarsissima narrativa, scarsissimo cinema o serie TV o romanzi su questa grande avventura coloniale italiana in Africa. Che poi, insomma, ridendo e scherzando, non è durata poco, ecco, è cominciata nell'Ottocento ed è arrivata molto fino, almeno fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, con varie propaggini, diciamo così. E quindi verosimilmente ha lasciato anche il segno nella storia di quei paesi, come l'hanno lasciato tutti gli altri colonialismi. Ma questo lo abbiamo un po' rimosso, ecco, nella narrazione nazionale. In Francia, in Gran Bretagna ci sono appunto, c'è stato un certo tipo di riflessione anche narrativa su questo, in Italia molto molto meno, e quindi c'è bisogno anche di questo tipo di lavoro. Dall'esperienza di resistenza in Cirenaica infatti è uscita anche una raccolta di racconti, Chi vi ho la polvere, appena pubblicato pochi mesi fa da Bompiani, che sono racconti tutti ambientati appunto nell'Italia, nell'Africa coloniale italiana. Quindi c'è sia il lavoro, diciamo, di riscoperta di storie autoctone, locali di quei paesi, eccetera, e di momenti di resistenza in quei paesi, sia appunto anche l'approdo alla narrativa. E anche quello è un percorso, diciamo, collaterale sul quale noi abbiamo ovviamente voce in capitolo, ma che prosegue sulle sue gambe. Per quanto riguarda la casa editrice famosa, non è così famosa, insomma. Sì, qualcuno dice per colpa nostra, sono punti di vista. Diciamo che ci sono due modi di guardare al problema. Uno è pensare che se non li guardi i fascisti non ci sono, l'altro è provare a togliergli lo spazio. Direi che con questa frase tipica, conclusiva, possiamo passare la parola ai nostri ospiti, se qualcuno ha delle domande da fare a Federico. Il microfono penso sia solo questo, e quindi avvicinatevi e chiedete pure tutte le curiosità nel caso mai. Se mi può ripetere il nome del titolo dei citati? Piedi alla polvere. Sentiamo. Bompiani. Perfetto. Penso che il libro è in uscita, quindi magari non, adesso magari sappiamo, riusciamo a capire qualche informazione, ma essendo in uscita con il libro si sa sempre com'è, probabilmente a Natale lo troveremo sugli scaffali. Per il resto è stato un piacere. Abbiamo una... Nessuno. L'ottimo John Fante. La grande narrativa insieme alla biografia non ha confini.
volevo darti la conferma di quello che dicevi. Io ho un atlante giapponese, un tacco da Tokyo, e acqua. Cronache della polvere. E acqua più al centro del mondo. All'esatto centro del mondo c'è Tokyo e c'è l'Oceano Pacifico. Tutto il resto appunto ruota attorno al, diciamo, diverso centrismo di ognuno. Adesso credo, non so se Federico vuole lasciarci come un suo augurio, una sua, diciamo, interpretazione, o comunque un saluto anche solo a questo festival, che è la soluzione zero, e quindi bene o male stanno cercando di tenere in piedi. Non ci sono altre domande? Sulla base di che cosa scegliete i prossimi libri, che cosa vi spinge a indagare su il 78 ad esempio? Sai che non è facile rispondere a questa domanda, perché credo che la cosa avvenga attraverso dei meccanismi non del tutto razionali, nel senso che noi ci vediamo fisicamente con una certa frequenza e proviamo a discutere, buttare spunti rispetto a quello che ci scurla per la testa, che abbiamo letto, e saggiamo la risposta, il grado di empatia che si sviluppa rispetto a un argomento o all'altro. E se ne troviamo uno che vediamo che insomma ci prende tutti, allora proviamo quella strada. In questo caso l'idea di tornare a raccontare una storia, come dire, italiana dopo diversi anni ci andava, così come ci andava di raccogliere questa sfida raccontata negli anni 70, però al tempo stesso, sapendo che bisogna farlo con un'angolazione particolare, di questo siamo sempre convinti, questa cosa degli UFO, dei piccoli degli avvistamenti, ci sembrava, ci ha incuriosito tutti, ci siamo messi a leggere cose, e da cosa nasce cosa, poi, perché così, alla fine le storie le trovi leggendo e ti viene in mente che forse, ecco, lo scenario è questo, e ci si può costruire una storia, ecco, con personaggi desunti magari dalle cronache, ispirati alle cronache, ma insomma ne viene fuori poi un plot complesso. Ovviamente tutto questo richiede diversi mesi di letture, lavoro, riunioni, eccetera eccetera. Se qualcuno ha altre domande o curiosità per il nostro autore, prego avvicinati, perché abbiamo un solo microfono, mi spiace. Allora, magari è fuori luogo per la serata, però io vi ho conosciuto grazie a te, perché mi sono innamoratissimo, l'ho letto una volta, l'ho ascoltato due volte. Volevo sapere, l'avrei detto centinaia di volte, come mai avete scelto quella storia e se è stata la prima storia che hai raccontato o ce ne sono state prima. Questa era una curiosità. Grazie. Di storie ne abbiamo raccontate altre, ma non romanzi, ecco, è stato il primo romanzo che abbiamo scritto, avevamo un altro pseudonimo letterario, eravamo in quattro, e diciamo che quello che ci spinse all'epoca, stiamo parlando di più di 20 anni fa, a lavorare su quel progetto fu l'idea che ci andava di scrivere una storia in italiano e che in parte potesse riguardare anche l'Italia, che fosse una storia ponderosa, importante, grossa, che affrontasse anche certi nodi culturali, politici, religiosi, eccetera eccetera, perché leggevamo una narrativa di questo tipo, ma era tutta straniera. Gli autori, diciamo, che pubblicavano, gli autori italiani che pubblicavano tra gli anni 80 e 90, scrivevano
tutt'altro, erano altre le linee di tendenza, diciamo, del nostro paese, tendevano più al generazionale, al minimalista, eccetera. Volevamo sfidare in qualche modo, ecco, lanciare un sasso nello stagno, se vogliamo, delle patrie lettere, come si suol dire, e dimostrare che si poteva invece puntare molto più in alto, ecco, fare un tipo di letteratura completamente diverso, e in qualche modo sfidare anche la grande letteratura straniera sul suo stesso terreno. Ci provammo, e il caso volle che contemporaneamente ricevemmo una proposta da una collana delle Einaudi, una sotto casa editrice, le Einaudi Stile Libero, non delle Einaudi di Roma, insomma, hanno appena aperto questa nuova sede a Roma, che era in cerca di autori, e ci contattarono, volevano da noi molto probabilmente una cosa completamente diversa, probabilmente si aspettavano una cosa un po' più generazionale, legata alle nostre attività culturali, eccetera, eccetera. E noi invece gli proponemmo questo romanzo storico di 700 pagine, la cosa mi colse ovviamente in contropiede, fu abbastanza uno shock, e ci fu anche una lunga trattativa, dove però per fortuna trovammo anche degli sponsor, ecco, che ci diedero una mano. Uno tra tutti fu Carlo Lucarelli, insomma, che fu tra i primi lettori del romanzo, e disse: pubblicatelo, insomma, fate bene a pubblicarlo. Questa, diciamo, a grandi linee è come andava la storia. Ecco, se intanto che qualcuno magari viene in mente una curiosità particolare, una domanda io da fare appunto su questo tema, perché Q appunto non solo ha rivoluzionato, nel senso che ha scombinato il panorama editoriale al suo tempo, proponendo appunto un'opera di una tipologia nuova, non consueta in Italia, ma appunto ha anche, come dire, si è imposto come una letteratura, un libro, diciamo anche per il suo semplice, complicato, complesso, impegnativo, tosto, pieno di citazioni, fonti, di date, numeri, riferimenti, personaggi, narrativa. A chi non l'ha letto consiglio assolutamente di leggerlo subito, ma la domanda è proprio quella, nel senso che in questi 20 anni si è un po' rivoluzionato tutto, con il passaggio all'ebook, vediamo come anche Canta la Mappa hanno degli ebook che non ho avuto il piacere di guardare, ma non ho dubbi che avendo di fatto in Veletta siano comunque dei lavori fatti con una certa qualità. Ma al di là di quello, appunto, la mia domanda era: qual è, o come può sopravvivere la letteratura e la grande letteratura impegnativa e, diciamo, questa sfida che si ha con i libri così, che si possono, come diceva anche il nostro carissimo amico, che si possono leggere e rileggere varie volte. Adesso siamo sommersi da micro storie che hanno poco conto, quindi la domanda mia era più una domanda, un forse bisogno di ottimismo, ecco, come può sopravvivere una narrativa impegnativa, un lavoro come quello dello scrittore, che non è semplice in un mondo atomizzato. No, guarda, io credo che il problema sia il supporto, non la complessità e la portata delle storie. Anzi, se oggi guardiamo una serie TV fatta in questi ultimi anni, ci accorgiamo che ha un grado di complessità che è 20 volte maggiore rispetto a una serie TV di 10-15 anni fa. Quindi in realtà il pubblico è stato svezzato a gestire storie molto complesse, perfino se guardiamo al cinema, mi viene da dire. 20 anni fa, quando ero ragazzo io, 25 anni fa, uno scrittore come un regista come Christopher Nolan non aveva lavorato.
cioè, delle trame così complesse, così stratificate, incasinate, leggibili in tre modi diversi, il pubblico non le gestiva, non le avrebbe gestite. Quindi non è un problema di come sei, è un problema di supporto. Io ho citato la serie TV e il cinema. L'oggetto libro è, comincia a essere difficile da gestire, perché tendenzialmente, soprattutto la giovane generazione, quelli che adesso hanno 20 anni o anche meno, insomma, a un certo punto tendono a essere, insomma, a privilegiare la narrazione audiovisiva, ecco, rispetto all'oggetto libro. Tuttavia io credo che ci siano dei meccanismi, dei circoli virtuosi che possono essere attivati, non sono del tutto pessimista, ecco, su questo. Innanzitutto, quando la scuola lavora bene, riesce assolutamente a inculcare anche il gusto e il piacere della lettura, che è quello dell'immaginazione, perché l'audiovisivo ti fornisce l'immagine e l'audio fatto, finito. Qui tu hai dei segni neri su una pagina che il tuo cervello trasforma in immagini, e ci sono alcune migliaia di anni di storia umana nell'arrivare a produrre, ecco, questa cosa qui, no? La scrittura, la stampa, eccetera, eccetera. E questo è un progetto, appunto, quindi molto più complesso e che ti chiede una ginnastica mentale, quindi più difficile da gestire. Questa, casomai, è la difficoltà, secondo me, oggi. Significa forse che il nostro mestiere dovrà cambiare, sta cambiando, può darsi, può anche darsi che finiremo tutti a scrivere script per i videogame, però magari se sono i videogame giusti non ci sarà neanche troppo da rammaricarsi. Mi sembra assolutamente quell'ottimismo di cui avevamo bisogno tutti, che eravamo preoccupati per il futuro del libro, ma sicuramente resisterà e sicuramente saranno altre narrazioni, sicuramente altre, diciamo così, immaginazioni che seguiranno, e quindi non si potrà fermare. A questo punto direi che se il nostro... Torno velocemente a Cantare la mappa, è un libro illustrato e volevo capire se l'illustratore è entrato nel processo di costruzione del libro, se è arrivato dopo, mi interessa questa cosa qua, grazie. Sì, faccio un attimo, velocissimo. È una domanda un po' spinosa perché l'illustratore Domeniconi del primo volume ha lavorato molto più con noi, non che abbia lavorato contemporaneamente a noi, però diciamo è stato molto più interno al progetto, ecco, mettiamola così, nell'immaginare l'universo di Canto alla Mappa. Castellano un po' più giovane e in qualche modo è stato imbarcato successivamente dopo che Domeniconi aveva dato disdetta, insomma, per illustrare il secondo libro, aveva altro da fare e quindi, come dire, forse ha un po' lavorato un po' più di rendita, nel senso ha dovuto adeguarsi inevitabilmente all'immaginario creato con Domeniconi. Quindi secondo me è stato forse un po' vincolato, ecco, da questo, come quando un nuovo regista deve fare il sequel di un film, no, fatto da un altro, non ha proprio tutta questa possibilità di, no, immaginare. Quindi forse questo un po' si sente, però devo dire che secondo me ha fatto più un gran lavoro grafico. Abbiamo qualcun altro? Io direi che possiamo ringraziare Federico, che conosciamo anche con lo pseudonimo di 2004. E lo salutiamo e auguriamo un attimo di turno sul nostro volo.